è al comando Marcus Fuchs con Tinkas Boy, e intanto in campo Marcus Henning, Germania in sella ad Anka, il binomio che si è imposto nell'edizione dello scorso anno. Seguiamo questo percorso e poi cederemo la linea a Cristina Caruso. Questo è un percorso importante perché ovviamente Marcus Henning ha tutte le intenzioni di bissare il successo ottenuto lo scorso anno. Intanto con la prestazione di Rodrigo possiamo dire che cresce un po' la possibilità per Marcus Henning di magari doppiare, visto che insomma la posizione di Rodrigo gli costa qualche punto. Tra l'altro nella storia della Coppa del Mondo di salto ostacoli sono pochi gli atleti in grado di bissare il successo consecutivo: Jan Miller, John Whittaker, Ugo Simon e poi ovviamente Rodrigo Pessoa in occasione del suo trittico. Intanto sta andando veramente veloce e soprattutto con traiettorie all'interno, Marcus Henning sta rubando dei metri, come anche in questa occasione la combinazione ha fatto una girata perfetta al numero 3. Ricordiamo da battere il 68,35 dello svizzero Marcus Fuchs con Tinkas Boy. Decisamente migliorata in modo fantastico questa cavalla. All'inizio la montava il fratello nelle gare per Young Riders, poi l'ha presa lui, e l'anno scorso un po' a sorpresa, diciamo, non quanto per Marcus Henning ma per questa cavalla che fino a 13 anni è tedesca, Oldenburg. Ha rischiato un po' nella girata perché la cavalla non gli rispondeva. Siamo sui 67 secondi, vicinissimi Fuchs e Marcus Henning, che però si deve inchinare allo svizzero. 69,09 il suo totale, 69,09, dunque sempre leader Marcus Fuchs per la Svizzera con Tinkas Boy, in seconda posizione per la Germania Marcus Henning, in sella ad Anka, due Marcus al comando. Linea Cristina Caruso. Sono qui con Duccio Bartalucci, il CT della Nazionale. Allora, innanzitutto il percorso. Beh, è una classica gara da prima giornata, un tracciato non enorme come entità dei salti, però abbastanza delicato. Fino adesso devo dire che la selezione è stata fatta un po' in diversi salti, non su uno in particolare. Unico rappresentante italiano, Juan Carlo Garcia, si è comportato bene. Molto bene, ha fatto una gara direi esemplare, ha fatto un bellissimo percorso netto, non ha esagerato nel correre. Questa è una gara dove i cavalli devono arrivare al terzo giorno avendo ancora energie per tentare di fare un risultato positivo. Appena finito Marcus Henning, se l'aspettava un po' il secondo posto? Ma io intanto è il cavaliere che ho indicato nei pronostici come il favorito, quindi sì, devo dire che ha fatto una gara eccellente. Se rimane a questo posto, secondo, terzo, comunque conserva le possibilità di confermare la vittoria dello scorso anno. I due errori di Pessoa? Lui ha attaccato molto la gara, ha forzato per cercare di andare in testa sin dal primo giorno, non è stato precisissimo anche prima di fare gli errori, in qualche curva aveva già rischiato e vabbè, fa parte del gioco, ha preso dei rischi e oggi non ha avuto fortuna. Seguiamo Otto Becker, a te Claudio. Eh sì, anche perché si tratta di uno dei protagonisti di questa Coppa del Mondo, a bersaglio nel 2002 a Lipsia in sella Dobbles 100, battendo addirittura Ludwig Birbaum e il solito Rodrigo Pessoa. Per ora non ha commesso errori Otto Becker, che era un po' sbilanciato su quella dirittura in avvicinamento all'ostacolo numero 7. Vedete quali siano i rischi presi dal cavaliere tedesco, grande esperienza per lui e galoppa di gran lena ad affrontare l'Oxer numero 10, superato in bellissimo stile ora il verticale di barriere, e parte conclusiva per Otto Becker, che nella circostanza monta Lando, cavallo intero nato nell'88, uno Steiner, combinazione di chiusura, errore al primo elemento della gabbia. Un'occhiata anche al cronometro, 71,11, non sarebbe bastato comunque per superare il leader della classifica, il totale di 75,11 per Otto Becker. È attaccato veramente Otto, l'abbiamo visto soprattutto nelle girate, faceva un po' fatica perché il cavallo gli andava un po' verso l'esterno, un po' sfortunato su questo errore finale, è arrivato bene, una leggera toccatina alla barriera,
Comunque penso che cambierà poi cavallo domani montando Double 100. Ora per l'Estonia Gunnar Klettenberg monta Novesta. Linea ancora Cristina Caruso. Sono qui con Molin Barriard, è arrivata terza nel 2003 a Las Vegas, oggi quarta. Le chiediamo come va. Now you arrived fourth. Yes, it's only the first leg and it's very important this first class to be say in the top 7, top 6 or somewhere like that to be up there for the rest of the week. È importante, è la prima competizione di questa Coppa del Mondo ed è importante arrivare tra i primi 6-7. Come hai trovato la corsa? I think it's a quite difficult course. There are a few difficult turnbacks. The water has made a big trouble for many riders and horses and it's always difficult to ride fast in a class. Non è una corsa, un tracciato facile, ci sono diversi ostacoli abbastanza difficili, tra cui anche l'acqua. A te Claudio. Grazie alle due bionde, dunque, Molin Barriard e Cristina Caruso, Gunnar Klettenberg, per ora senza errori, però arrivano i primi 4 secondi di penalizzazione per il solito, ormai possiamo definirlo così, errore all'elemento d'ingresso di questa gabbia che ha già mietuto tante vittime. Ed ora possiamo anche ripassare un po' insieme meglio il regolamento, dunque c'è questa categoria a tempo, poi domani una categoria mista. Ricordiamo che al vincitore va un punto in più del numero dei partecipanti, dunque 43 punti, al secondo 2 in meno del vincitore, al terzo 3 in meno e così via a scalare. Poi domenica categoria a 2 percorsi. I punti saranno trasformati in penalità, 0 a chi ha più punti, per gli altri si otterrà un punteggio grazie alla moltiplicazione della differenza di punti per un coefficiente di 0,50. Intanto abbiamo anche il totale per Gunnar Klettenberg. Fatto 87,65, 2 errori. Era partito abbastanza bene, poi errore lì alla prima combinazione e dopo si è un po' disunito, ha rischiato ancora un altro errore, comunque sono 2 alla fine. A spiegarlo così il regolamento sembra un po' complesso, però dopo le prime 2 prove avremo tutto più chiaro. Ricordiamo che poi ci sarà un'ulteriore selezione, prima 28 binomi, poi 21 nell'atto conclusivo, mentre è in campo Ambak Kabil che monta Opium Metodo. È difficile che una competizione del genere poi alla fine veda vincitore un binomio che non ha meritato. No, assolutamente, è durissima fino in fondo. Abbiamo anzi visto le ultime edizioni quanto è difficile, perché sempre fino all'ultimo ostacolo i cavalieri devono rimanere concentrati perché non possono sbagliare niente. Questo in assoluto per tutte le gare di salto ostacoli, perché ricordo quando tu vincesti il tuo campionato italiano, se non ricordo male avevi un problema o alla sella o a una staffa. Stavi facendo 4. Proprio la tabellina del 4, sì. Avevi un vantaggio enorme prima dell'ultimo percorso e lo stavi dilapidando e poi per credo un paio di barriere ti sei salvato. No, per un paio di centesimi. Di centesimi. Sì, però quel giorno era un giorno particolare, aveva diluviato, avevo controllato la sella al mattino, solo che poi si era bagnato tutto, eravamo tutti bagnati e non riuscivo neanche, la cavalla aveva uno stile un po' particolare, non era classica, come facevo fatica veramente a rimanerci su e tac tac tac. Anche lui sta facendo fatica a rimanere in sella e infatti non ce l'ha fatta, arriva l'eliminazione anche per Ambak Kabil, probabilmente al cospetto di un percorso troppo severo per le possibilità di questo binomio. Vediamo ancora il rifiuto e poi è inevitabile la caduta. Fra l'altro ha dimostrato anche di avere grandi doti acrobatiche, perché è rimasto in piedi al di là dell'ostacolo. Applausi anche per lui. Certo, ma vale anche per lui il solito discorso che abbiamo fatto per il cavaliere giapponese, abituati a concorsi di diverso tipo con insomma altri ostacoli. Per loro è un'esperienza, solo che devono saltarli, poi qui questa esperienza devono farla facendo gli ostacoli, per cui anche un po' rischiosa.
E adesso per il Belgio, altro cavaliere importante, Ludo Philippe Ayers, monta Parco, che è un cavallo intero, ovviamente di origine belga, nato nel 1992. Ho detto ovviamente perché Ludo Philippe Ayers ha avuto a disposizione nella sua lunga carriera ormai tantissimi figli di uno stesso importantissimo stallone, no Emilio? Eh sì, lui ha avuto anche un po' questa fortuna. Comunque nessuno ha parlato... Era Darko, diciamolo. Darko, sì, certo, scusa. Tu dai tutto per scontato, sì, Emilio. Sì, hai ragione, ma che volevo allungarmi un attimo nel discorso, perché non ho sentito nessuno parlare di Ludo tra i probabili sul podio qua, ma attenzione perché solo a settembre l'anno scorso lui è stato il cavaliere che sull'ultimo ostacolo e per un decimo di secondo ha lasciato lì il campionato europeo dopo tre giorni anche lì durissimi, ed è uno che non molla veramente mai. E lo abbiamo visto abbastanza in forma l'ultimo periodo, per cui ecco, io farei un po' più attenzione a Ludo. Comunque un dato significativo emerge fin da questa prima giornata: i rappresentanti della Lega dell'Europa Occidentale stanno dominando la scena, perché c'è al comando Marcus Fuchs, poi Marcus Henning, Thomas Wehling, Molin Barriard, Bruno Bruxall, Tony Asman, Christophe Barbeau, Wim Schroeder, Michael sì. Whittaker, Eugenie Angot, Juan Carlos Garcia. Queste le prime 11 posizioni. Comunque Claudio, questo è anche è legato al fatto che per i cavalieri americani, senza togliere nulla a quelli che sono venuti qua, sembrerebbe che i migliori sono rimasti a casa, perché fra qualche giorno iniziano i trials per le Olimpiadi. E gli americani, se non partecipano ai trials, non hanno la chance, non possono andare per nessun'altra ragione alle Olimpiadi, per cui molti hanno preferito, tra l'altro i più forti e i più qualificati, concentrarsi per i trials. Comunque Emilio, non sono i rincalzi figure di secondo piano, perché le prime riserve sono nomi importanti, dunque si presume che siano binomi competitivi. Intanto abbiamo il totale per Ludo Philippe Ayers, che è abbastanza alto, quindicesima posizione in 76 e 65. Però ti farei notare il tempo di Ludo, che togliendo le 8 penalità era vicino a Marcus Fuchs, Era di 68 e 75, quindi cui... di 35 centesimi, esatto, soltanto superiore a quello del cavaliere svizzero, a testimonianza del fatto che Ludo Philippe Ayers vuole vendere carissima la pelle in questa finale di Coppa del Mondo, ospitata, lo ripeto ancora per chi si fosse posto in collegamento soltanto adesso, per la prima volta dal nostro paese. Ora per il Sudafrica, Domini Alexander monta Flashlight, una femmina relativamente giovane, ha solo 9 anni, che per una saltatrice è un'età ancora verde, annoverana. Vediamo che cosa saprà fare, perché anche per lui ha conquistato la qualifica per venire qui a Milano, non certo qui in Europa. E anche là il livello è decisamente diverso. Non male questa prima parte del percorso, anzi direi alto sugli ostacoli. L'altro discorso che volevo aggiungere, per chi magari non sa tutti questi particolari, per esempio per i cavalieri australiani, il fatto di venire a fare la Coppa del Mondo in Europa vuole anche dire lasciare poi o cercare di vendere il cavallo in Europa, perché per le loro norme sanitarie non possono più rientrare in Australia i cavalli. Beh, comunque quello che è successo per le c'è Olimpiadi... da dire, Emilio, che il montepremi è molto cospicuo, esatto. È tanto disastroso l'approccio alla combinazione conclusiva, 76 e 30 il tempo, il totale di 84 e 30, due errori agli ostacoli, ancora tre binomi per la conclusione di questa categoria. Cominceremo con Richard Spooner per gli Stati Uniti, poi Ansley Vince per il